Ehi la ciurma, io sono Alzio Test e siamo ancora qui, non ho ancora staccato perché voglio concludere davvero una volta per tutte questo discorso qua di Tenochtitlan. Ti dirigi verso il giorno in cui si è rifugiato Montezuma. Da lontano non sembra che tale gruppo sia composto interamente dalla sua guardia personale, infatti sembra più che altro un gruppo improvvisato, anche se ben equipaggiato. Le guardie avvisano Montezuma del tuo arrivo, e invece di indietreggiare dietro di loro, quest'ultimo si fa avanti con portamento imperiale, fiancheggiato dal suo alto generale Quapiatl, e il mio alto generale è morto. Sotto un pettorale spagnolo in acciaio indossa le vesti di guerriero aquila. Voi avete distrutto la mia città quando noi non vi abbiamo offerto altro che la nostra più calda ospitalità, e ora venite qui con quell'usurpatore per sottrarmi il trono e mettere lui al suo posto? È stato il vostro stesso disprezzo nei confronti della vostra gente a condurci in questa situazione. Se fosse stato un sovrano migliore, la guerra non si sarebbe mai abbattuta sulla vostra città. Questi solleva il suo Macuahuitl, puntandolo direttamente verso la tua testa. Io sono il vero e legittimo sovrano degli Aztechi. Il mio impero ha alle spalle 1000 anni di grande storia imperiale. Come osate venire fin qui dal vostro mondo e giocare con il destino di centinaia di migliaia di persone? Come osate interferire? The Pictoton interrompe da dietro. I Totonacchi non sono destinati a essere dominati. Siamo un popolo pacifico che prospera soltanto sotto la guida dei nostri stessi governi. E non abbiamo mai chiesto di essere sottomessi a voi e dominati da lontano da un uomo che non ha neppure mai messo piede in nessuna delle nostre città. L'imperatore grida al capotribù: smettetela! Avreste senz'altro potuto governarvi se foste riusciti a smettere di litigare per una buona volta. Vi ricordo che prima dell'ascesa dell'impero azteco in queste terre non vi era altro che lotta. Ma cosa vi fa pensare che una volta caduto il mio impero voi otteniate qualcosa di diverso dalla lotta? Tepictoton sollevò orgogliosamente il mento. Io sovrò, sarò un sovrano migliore, un sovrano giusto. Le urla di Montezuma si trasformano in un sogghigno. Prevedo che il vostro dominio non durerà più di un giorno prima che il vostro fidato alleato Julius Bazzetese si rivolti contro di voi con tutte le truppe e con queste terre per la gente. Solo allora scoprirete che cosa significa servire qualcun altro. Senza alcuna esitazione, Montezuma solleva la sua arma sopra la testa e urla un breve e inflessibile ordine che riecheggia per tutte le sale del palazzo. Allora, qua avrei bisogno. Ah, 5 ne devo prendere. Ok, ridiamo solo l'equipaggiamento a quelli che ne hanno perso. Ha pintato, ok. Echeverria è a posto, Ruiz è a posto, Ortega è a posto. Il resto lo do a Trevino, anche se non entrerà. Echeverria, Ruiz, Ortega, Pintado, Velasquez. Andiamo. E speriamo di farcela e di concludere per sempre questo discorso di Tenochtitlan. Ok, elimina tutti, sono in 9. E sono forti come la morte, di sicuro. Cavolo! Ah, ma c'è anche Tepictoton, ok. Però dov'è Tepictoton in tutto questo? Boh, non qua con me. Allora. Qui dobbiamo giocarcela molto più di strategia rispetto a prima. Ah no, è qua Tepictoton. Ma posso muoverlo io? È un campione, ok. Ah, Montezuma è là. Veterano sciamano. Vai su di lui, va. Che tipo di attacchi ha? Carica. Spazzata. Bomba fumogena, ritira. Allora, facciamo la bomba fumogena qua, va. Questi tanto ci verranno addosso, di sicuro.
Quasi quasi gli butterei una lanterna. Là in mezzo. Aia. Aia. Visto che ci arriverà ancora una lanterna, guarda. Facciamo questo, ordire questo, così. Vediamo no. Non volevo fare così, ma va bene. Ok, potevo anche non stordirlo a questo punto, visto che ho preso l'attacco d'opportunità in faccia fortissimo. Quello non ha più il tiro d'opportunità, vero? No. Rifacciamo così. Boom. Tu fai che dare una curina a lui e poi torna indietro, va? Il cu lo sciamano cura lo sciamano. Aia! Ma cosa abbiamo usato a fare la cosa fumogena, se poi... Cavolo, quello ha cerchiato quello se non ci fosse un domani. Ne restano ancora 8. Oh, questo era quasi andato, invece... Probabilmente no. Come hai fatto a mancarlo, vedo l'86%. Allora, tu puoi spostarti qua. Tu quanto movimento hai? Un po', ma non tantissimo per... No. No, torna qua, tu torna qua e tu cura quell'altro, che è meglio che niente. Facciamo così, andiamo a stordire questo. E poi torniamo indietro. Vai. Cavolo! Cavolo! No, il fuoco non verso di noi, porca miseria! Aspetta, tu vieni qua.
spara su quello. Rateo dietro, così lui può curare un attimo quell'altro. Ecco, fai una difesa perfetta. Tu cosa fai? Carica, spazzata. Speravo che colpisse. Ah no, perché non c'era nessuno fuori, infatti, davanti, vabbè. Tu hai attaccato, tu hai attaccato, tu hai attaccato, tu hai attaccato, boh. Adesso rischio di prendere fuoco però anch'io, porca miseria. Sono resti ancora 7 e sono quasi morto qua. Niente, ci sono morto. È persa. Ah, ma ce n'era uno là davanti. Porca miseria, non l'ho visto. Ne restano 6, ma noi siamo arrivati in 5. Di cui quello continua a prendere botte come se ci fosse un domani. È andato. Persa, è persa fortissimo questa. Ah, ma c'era il mio tizio là dietro, l'ho usato da quanti turni non l'ho usato? Porca miseria! Ma hai fatto a mancarlo, mannaggia la pupazza? Non è ancora persa, ma poco ci manca. Oh, il fuoco si è spento.
Sono resti ancora i 6 però. Chi li tira giù 6? No, no, è andata, è andata. Non ancora però. Grande. Yes. Cavolo, devo stordirlo, non ci ho pensato. Ne sono rimasti tre, potremmo farcela. Aia! No, 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 resisti, resisti, resisti. No, non resiste. Però si è 3 contro 4. In questo momento. Ok. Medico cura questo. Potevo andare sull'altra, ma ho preferito averne uno in meno di cui preoccuparmi. Ah, cura lui. E tra l'altro è Ruiz che rimane alla fine. No! Porca miseria. Aia. Ne abbiamo perso un altro, mannaggia, però. Ok, cavolo. Mannaggia, ce l'abbiamo fatta. Spero che sia l'ultima, eh. Spero che sia l'ultima. Sei immerso fino alle ginocchia nel sangue degli Aztechi. Quappiatl è morto. Montezuma giace tra i fiori, sputando sangue e borbottando parole incomprensibili tra sé e sé, mentre alcune farfalle volano pigramente sulla sua testa. Prova debolmente a toccare gli insetti colorati, ma questi sfuggono al suo tocco. Lo finisco. Cammina verso l'imperatore volente e sfodere il coltello. I suoi occhi sono vitrei e lui non sembra nemmeno fare a caso te. Le sue parole confuse ti ricordano quelle di un bambino piccolo. Affondi il tuo coltello nel suo torace, trafiggendogli il cuore. Lui sgrana gli occhi prima di esalare l'ultimo respiro. Tepictoton sembra invecchiato all'improvviso. Probabilmente si tratta dello sforzo fisico più grande che abbia mai compiuto in tanti anni. Ciononostante non ha più quell'aria profondamente turbata che lo affliggeva fin dall'inizio della guerra. Getta uno sguardo sull'imperatore. È finita? L'imperatore è morto. Improvvisamente il palazzo sembra immerso nel silenzio. I rumori ovattati degli scontri raggiungono il giardino attraverso l'apertura nel soffitto, ma sembra che anche i combattimenti all'esterno stiano diminuendo. In troppi sono morti qui. Tepictoton vacilla per un istante e uno dei suoi guerrieri giaguaro lo afferra per le spalle per aiutarlo a restare in piedi. Poi
Il capotribù appoggia una mano sulla spalla dell'uomo, sorreggendosi contro una colonna di pietra con l'altra. Così tante vite perdute, sono indeciso se celebrare la nostra vittoria o piangere i nostri morti. La città è devastata e giuriamo sul nostro onore di aiutare a ricostruirla, sebbene ci vorranno mesi. Mi dispiace. Nel momento della vostra vittoria non dovrei affliggervi con i miei rimpianti. Questa notte organizzerò un banchetto in vostro onore, qui a palazzo. Sarà un'occasione di riconciliazione. Nessuno dovrà dimenticare ciò che avete fatto per noi qui. I nostri popoli beneficeranno del nostro legame di fiducia nelle generazioni a venire. Per favore, ho bisogno di restare da solo per un po' di tempo, per dirigere gli eventi di questi ultimi giorni. Tornate per il banchetto di questa notte e vedrò di ricompensarvi generosamente per il vostro ruolo nella nostra rivoluzione. Mentre stai lasciando il palazzo, vieni intercettato da uno spagnolo che indossa l'uniforme da esploratore e al comando di Noriega. Sono stato inviato da Sua Grazia il Capitano Noriega per trasmettere un messaggio. Questi richiede la vostra presenza nel grande tempio della città non appena vi sia possibile. Ma direi che lo vedremo prossimamente. Io vi ringrazio per la visione, vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.